Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Eccoci di nuovo qui con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei. E a proposito di giovani, quest'oggi vorremmo parlarvi di un progetto molto interessante, ovvero cosa sono i progetti Jean Monnet. Ma per saperne di più lo chiediamo al professor Luca Serafini, dirigente scolastico del liceo artistico Mannucci di Ancona, Iesi e Fabriano. Professor Serafini, benvenuto ai nostri microfoni, grazie per aver accettato il nostro invito. Dunque, ci dica un po' di cosa si tratta. Salve e grazie per avermi invitato e dato la possibilità di presentare questa opportunità. Il progetto Jean Monnet, di cui il liceo artistico Mannucci è capofila, rappresenta una esperienza innovativa per la scuola secondaria di secondo grado, in quanto negli anni precedenti era stata rivolta esclusivamente al grado di istruzione delle università. In questo progetto siamo riusciti a lavorare con altre 4 scuole, di cui 3 di diverso stato estero. Come attività sono state effettuate soprattutto degli approfondimenti della formazione inerente il tema della cittadinanza europea. Questo progetto ha permesso quindi a tanti studenti, oltre 100, più gli accompagnatori che erano i docenti che hanno ovviamente gestito tutte le attività, di recarsi a Bruxelles e approfondire i temi legati al divario di genere, alla cittadinanza europea e alla tutela del paesaggio. Tutto il progetto ovviamente è stato svolto in lingua inglese ed è stato molto bello ritrovarci poi nel cuore delle istituzioni europee e poter dialogare e lavorare insieme a studenti di altri stati e di altre realtà anche culturali. Il prossimo ospite è la professoressa Greta Guardati, coordinatrice del progetto. Professoressa, benvenuta a Radio Latte e Miele e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Sappiamo che la vostra scuola ha partecipato ad uno di questi progetti, quindi le chiediamo di parlarci di questa esperienza. Sì, il progetto si chiama Citizens in Action, è iniziato lo scorso anno scolastico e continuerà il prossimo anno. E coinvolge 20 studenti e studentesse del liceo artistico Mannucci e in totale 100 studenti provenienti da 3-4 scuole, una di Roma, una della Grecia, una della Romania e una lettone. E noi dal 15 al 19 aprile siamo stati in viaggio a Bruxelles e questo è stato il momento più importante del progetto, perché gli studenti, dopo un anno di studio e approfondimento, hanno potuto confrontarsi con dei rappresentanti delle istituzioni europee, tra cui i deputati Camilla Lauretti e Brando Benifei. E abbiamo partecipato a 3 sessioni di lavoro sulla cittadinanza europea, sulle questioni di genere e sulla tutela del paesaggio. Infatti gli studenti hanno portato i risultati delle interviste fatte ai cittadini di ogni nazione su questi temi e hanno ricevuto risposte alle loro domande dai rappresentanti dell'Europa. E ecco, il momento più emozionante forse è stata la cerimonia di rinascita alla cittadinanza europea avvenuta proprio in Parlamento, un momento in cui abbiamo celebrato una rinnovata consapevolezza di essere cittadini europei. E come docente e come coordinatrice di questo progetto, lei come reputa questa esperienza e soprattutto qual è secondo lei l'obiettivo di questo progetto? Guarda, è stata un'esperienza molto significativa per i ragazzi, anche impegnativa devo dire, però hanno sicuramente potuto fare una vera esperienza di cittadinanza attiva, visto che erano direttamente coinvolti, e poi hanno potuto conoscere meglio l'Europa e le sue istituzioni. E non meno importante ovviamente è stata l'esperienza culturale e umana, che lascia sempre un bel viaggio. Bene, a questo punto non ci resta che andare ad ascoltare la voce di chi ha vissuto in prima persona questa esperienza. A tal proposito salutiamo e diamo il benvenuto a Rossella Ruffini, studentessa. Ciao Rossella, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta a Latte e Miele. Grazie a voi. Allora Rossella, raccontaci un po' com'è andata. Un saluto a tutti, io sono Rossella Ruffini e frequento la classe 3A del liceo artistico Mannucci di Iesi. È andata benissimo, siamo andati a Bruxelles e abbiamo partecipato a degli incontri giornalieri e a delle sessioni, è stato molto interessante. E un'ultima domanda, Rossella, se ti è piaciuta questa esperienza
e naturalmente cosa ti ha lasciato a te, ai tuoi amici studenti? Mi è piaciuta molto perché è stata una grande esperienza a visitare nuovi luoghi e conoscere nuove persone anche di nazionalità diverse e è stato molto impegnativo, ma ne sono molto soddisfatta, come lo sono tutti i miei compagni. Bene, siamo giunti al termine dell'odierna puntata e allora a me non resta altro che ringraziare quanti sono intervenuti e tutti i nostri radioascoltatori, ricordando naturalmente la replica della puntata di oggi che andrà in onda mercoledì prossimo sempre alle ore 17:30, mentre mercoledì 19 giugno ci ritroveremo insieme con una nuova puntata di Racconti d'Europa, storie di giovani europei.